Rieccoci dopo la pubblicità Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook e ospite, come avete visto, è Paolo Zanarella, il pianista fuori posto. Ti piace il nome pianista fuori posto, Ultimamente Paolo? mi sta mettendo in crisi, Anche sinceramente. questo? Sì. Per quale motivo? Perché, sai, perché per una cosa molto curiosa, che da qualche tempo la gente continua a dirmi: guarda che tu non sei fuori posto, tu sei al posto giusto. È vero, è vero. Quindi io vado, mi metto lì col mio cartello, pianista fuori posto, e lei dice: ma tu sei al posto più bello del mondo, tu sei al posto, in questa piazza, in questa strada, in È il questo. posto. Senti Tu Paolo, sei, non sei fuori posto, se tutto quello che allora. stai ottenendo non fosse stato così, ti sarebbe dispiaciuto. Cioè, se le prime volte che tu hai iniziato a suonare nelle piazze, nelle città, la gente non avesse apprezzato quello che tu stavi facendo, ti sarebbe dispiaciuto? Certo, e forse avrei cambiato strada, non lo so. No, una domanda, se hai mai pensato a questo? Sai che non ci ho mai pensato. Non ci ho mai pensato, ho Non ci ho detto, mai è pensato. andata bene, è andata bene. Ma Buona senti, la ma prima. quando è nata questa idea? Tua moglie cosa hai detto? Ho detto che io parto e basta. E lei ha detto sei... Non ha detto nulla. È venuta mai a vederti? Sì, prime volte. Le prime volte poi ho Prime detto volte. basta, sono stanco, ti vedo già tutti i giorni, quindi Sì, no. basta. Però nel vedere apprezzato quello che stavi facendo, voglio dire. Sì. Ecco, oggi, a distanza di 8 anni, mi sembra, quando è iniziato, parlo della moglie perché è la persona che è più vicina a te, ti ha mai detto, Paolo, non avrei mai pensato che tu con questo lavoro, con questo modo, avessi raggiunto il successo che hai raggiunto, se successo si può chiamare, perché vendere 10.000 copie all'anno, suonare nelle piazze, credo sia un bel successo. Ti ha mai detto, tu da solo non avrei mai pensato, quindi bravo. Sì, me l'ha detto. Te l'ha detto, Me l'ha bravo. detto che non sarebbe mai aspettato neanche lei. L'ha E quindi è detto. stata una Sì. soddisfazione. Ecco, la più bella soddisfazione che hai avuto in questo tuo lavoro, qual è stata, Paolo? La mia più grande soddisfazione è quando le persone vanno a casa e mi scrivono via mail, perché lascio a tutti un indirizzo mail, e mi scrivono: grazie perché oggi mi hai cambiato la vita, mi hai migliorato la giornata, hai messo ordine nella mia confusione. E siccome succede sempre, quella è la mia più grande soddisfazione. Ah, succede spesso questo Sì, qui, sì, ti arrivano sì. diversi mail dunque di Sì. gente Io che... raccolgo tutto e sono pieno. Ah, ne è pieno, un giorno ne è magari qualche... Invece hai avuto qualche delusione in questo lavoro, in questi 8 anni? E Sì, se sì, quale? sì, sì. Devo dire la verità, ho Quella avuto che anche ti ha dato quello. più fastidio? Allora, quella che mi ha dato più fastidio è stata che un giorno mi ha chiamato il sindaco di un paese, di cui non faccio nome per correttezza e rispetto, e vieni a suonare qui, abbiamo le bancarelle, festa, siamo sotto Natale, dai, vieni qua. Io vado, era un dicembre, anche neanche abbastanza fresco, freddo, e in quel paesino ero diventato invisibile, Perché? perché non si è accorto nessuno che c'ero, che c'ero. C'erano tutti questi abitanti che erano intenti a vedere cosa c'era sulle bancarelle, tutti protesi a comprare, a guardare cosa c'era. Nessuno si è accorto che c'era un pianista in mezzo alla piazza. Addirittura, quello che mi ha fatto stare male è stare che quando i bambini volevano avvicinarsi, incuriositi a capire cos'era sta roba nera che suonava, i genitori li prendevano per mano e dire: dai, che dobbiamo andare a comprare. E questo mi ha fatto. Quello è stato l'episodio più E perché triste. secondo te ha fatto così? Per quale motivo? Ti sei fatto No, lì un'idea? è perché magari vai su un paese dove il sindaco pensa di fare una bella cosa per i cittadini non sanno neanche cosa sia la musica, poverini, cioè è un problema Certo. culturale, no? E Senti, nel tuo suonare nelle piazze ti faccio domande come te le può fare uno spettatore che ti segue mentre suoni. Ci sono stati dei personaggi importanti a livello politico, a livello sportivo, a livello musicale, che si sono avvicinati, ti hanno dato una pacca sulla spalla e ti hanno detto bravo, che ricordi? E se sì, quale ricordi con maggior piacere? Ma sai, una cosa interessante è che quando vado su un paese nuovo, quasi sempre il sindaco di quel posto si fa vivo, o se non è il sindaco, un assessore, e si fa vivo e mi viene a ringraziare per quello che sto facendo.
perché in qualche modo io gratuitamente porto qualcosa di bello nel suo posto, certo. che per loro diventa gratuito. Ma nessuno, qualche cantante di grido è passato nel vederti suonare, visto che hai suonato a Milano, a Roma, a Sanremo, a Venezia? No, allora, onestamente no. Tanti giornalisti, sì. Persone dello spettacolo, sì. E cantanti o personaggi famosi, no. Non avevo il turso. Senti, dopo Venezia sei stato nella città dove c'è la musica per antonomasia, cioè sei stato a Sanremo. Racconti delle immagini anche di quando sei andato a suonare a Sanremo. Racconti un po' questa avventura a Sanremo, com'è nata anche questa, perché mi incuriosisce, e poi sei avuto successo come gli altri cantanti. No, attenzione, devo essere preciso. Io a Sanremo sono andato, ma non sono andato dentro l'Ariston. No, sei rimasto fuori. Sono rimasto fuori. Certo. E appeso alla gru. Alla gru anche lì, esatto, appunto. No? Adesso in effetti vedremo le immagini tra poco. Ecco, raccontami, com'è nata questa storia di andare a Sanremo? Chi ti ha chiamato? Come mai? O se è stata un'idea tua? È stata un'idea mia. E quindi come ti sei comportato? Io ho detto, io voglio anch'io dare il mio contributo, come sono capace e come è nella mia caratteristica, in occasione della kermesse della... Eccola qui, guarda, vediamo le immagini proprio davanti al casinò. Lì sono davanti al casinò. Lì sono davanti al casinò, che è vicino al teatro. Eccolo qui, sì. Immagini straordinarie. Lì erano a 15 metri d'altezza. Di sera? Che ora era? Che ora era? Lì erano le 8 di sera. Dove ancora iniziare? Tu sei proprio detto, vado un'ora prima che inizi. Esatto. hai calcolato tutto, Certo. E quindi sei andato lì e quindi raccontami. Anche questa è stata con spese tue anche qui? No, ho chiesto un contributo al casinò. Vabbè, lì almeno te l'hanno dato, sì. E raccontami, sei andato lì e l'hai chiesto, e ti hanno detto subito sì quando hai chiesto i permessi? Sì, perché ho portato le immagini che avevo fatto girato a Venezia, quindi c'era uno storico, e la cosa era talmente piaciuta anche a loro, che hanno detto facciamolo, e si sono subito adoperati e hanno contribuito alle spese per fare questa serata. È stata una bella soddisfazione Sanremo? Sì, molto. Hai suonato composizione tua? No, lì ho fatto un omaggio alla canzone italiana, quindi ho fatto un remake di tutti i classici italiani. Ve lo puoi fare anche qui adesso un pezzettino di remake? Sì, dai, via, facciamo. Nel blu dipinto di blu. Applauso davvero di intenso, anche perché è davvero una cosa davvero molto bella. E quando si suona lì, dunque hai fatto tutte canzoni italiane, hai fatto... Sì, prevalentemente, poi mi diverto a fare anche colonne sonore, soprattutto su Morricone, vedo che c'è molta sensibilità su... Fammi qualcosa di Morricone, sì, che poi... Il suono del pianoforte, Paolo, è un suono straordinario. Senti, per raggiungere la soddisfazione, Paolo, per raggiungere la soddisfazione totale, cosa ti manca?
cioè in questo gioco, chiamiamolo così, che è iniziato, che è diventato ora un lavoro, cosa ti piacerebbe, dove ti piacerebbe arrivare, cosa ti piacerebbe che ti chiedessero qualcuno? Io ho un sogno, adesso dico il mio sogno qual è. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è che tante persone al mondo ascoltino la mia musica. Insomma, sì. E secondo perché te? Perché ritengo sia una musica che fa bene al cuore, e tutti coloro che l'ascoltano stanno meglio e me lo scrivono. E quindi il mio sogno è che come una goccia si espanda e raggiunga più persone possibili. Questo è il mio sogno. Senti, dicevi, per costruire una canzone da zero ci piega una settimana. Ogni quanto ne costruisci una di nuova? Ma io non mi do delle scadenze, sono cose che nascono dal cuore, quindi quando mi vengono, Ti vengono non vado a forzare nulla. praticamente quando un giorno sei lì da solo. Solitamente mi vengono dalle prime ore del mattino. Quando vado su una nuova piazza, allora acquisti un'energia diversa, un'aria diversa, e allora ho anche un'energia diversa e un'ispirazione diversa. Io lascio andare le mie mani e quello che viene fuori, ma nascono delle idee, poi le catturo, le perfeziono, le sistemo. Cerco di non farmele sfuggire e lentamente, nell'arco di una settimana, la pulisco alla perfezione e diventa Senti, un pezzo. Paolo Zanella, tu suoni d'inverno, d'estate, col cappotto, col colbacco, con il Sì, cappello, col cilindro, con un po' di tutto, insomma, non ho giusto? stagioni. Non hai stagione. Ecco, suonare d'inverno con il freddo, È bellissimo. sì, per Sì, dirmi sì. perché. Quest'anno ho suonato molto spesso a meno 5 gradi. È bellissimo perché c'è il freddo crea una magia Non sei particolare. ghiacciato il pianoforte, no? No, le dita sì, il piano non si ghiaccia. Ma è bello perché coloro che passano ascoltano la musica più volentieri. Perché si Dici? dicono, sì, dicono, ma com'è possibile che tu ti metta a suonare a meno 5 gradi? Perché suonare a 20 gradi, 30, normale, vabbè, sì, ci sta. Ma tu alle 8 di mattina, che siamo a meno 5, cosa fai qua? E diventa così strana la cosa che uno si mette ad ascoltare il piano anche se non vorrebbe, capito? Certo, Crea una magia strana. vabbè, sicuramente l'hai provato e sicuramente sarà così. Senti, suonerai fino all'ultimo giorno della tua vita? No, Suonare? Sì, fino a dove? Non lo so. In è ovvio, dai, strada? è un Non lo po' esagerata la so. mia domanda, però voglio dire, non ha un limite, ovviamente finché si sta bene, è ovvio questo, Sì, però sarà da qui all'eternità, uso questo termine improprio, sarà il tuo lavoro, sarà quello che. E tu sicuramente cercherai di sarà la musica, approfondire. la mia sarà la musica, poi non so se continuerò a suonarlo sulla strada fino a 80 anni, non lo so se avrò le forze per farlo. Certo, cambierai, lo migliorerai, oltre al tuo sera sempre ne parlavamo anche prima di entrare in trasmissione. Ecco, cosa ti aspetti da Paolo Zanarella, quando sarà grande? Io mi aspetto è il mio sogno, di fare in modo di aiutare le persone ad ascoltare di più la mia musica, che quindi vuol dire che lo faranno anche senza se io sono in strada, anche se senza essere in strada. Quindi vuol dire che magari si passeranno i dischi, oppure magari farò concerti a livello internazionale su grandi teatri, quindi anche quello è un modo per diffondere la mia musica. A me non interessa essere sulla strada o da un'altra parte, a me interessa che sempre più persone ascoltino musica che fa Il museo bene. di Poggiare, questo l'ho capito, dopo E questa quindi che puntata sia da una parte o dall'altra non è che cambia. bisogna andare a Sanremo, bisogna, cioè, chiamare qualche produttore, qualche Magari. discografico magari che ti Quando dia una sarà mano. ora verranno in cerca. Verranno in cerca. Tu non vuoi muoverti, mi sembra che tu sei restio Ma andare a no, chiedere. io vado avanti tranquillo per la mia strada. Io non voglio farmi male, attenzione. Voglio divertirmi. Perché nella vita bisogna fare quello che ci piace e bisogna divertirsi in quello che si fa. Se devo farlo in modo cioè sostenuto Sì, non lo vuoi dalla fare. fobia di arrivare là altri e poi sto male, Preferisci questo. Senti, arrivo con calma, dai. siamo andati a Venezia, siamo andati a Sanremo e poi sei stato a Milano e a Roma. Andiamo a vedere un po' l'immagine di Milano in Piazza Duomo. Anche lì è un'altra performance di quelle davvero di tutto rispetto. Me la vuoi raccontare? Eccola qui.
Sì, Milano, devo dire la verità, è una mappa. Hai chiesto i permessi qui per andare qui? Sì, a Milano si servono i permessi, ma la cosa più bella è che Milano è la città in cui è più facile di tutte le città d'Italia ad ottenere i permessi. Milano è grande, È grande, no? Eppure è più facile ottenere un permesso a Milano che a Padova. è grande. Ecco sì, a me anche perché poi con sì, la giunta aveva un po' messo Ma voglio i dire, bastoni tra le hanno un ruote. sistema snello per i permessi per gli E artisti. quindi, ma qui com'è nata questa voglia di Milano? Ho detto voglio provare anche le grandi città. Com'è nata Paolo questa storia? Ecco, Sì, era una sfida. È nata come una sfida. hai avuto successo a Milano? Hai avuto gente che si è Milano fermata? sempre. Quando vado a Milano è sempre un successo. Perché? Spiegami perché No, Milano è un perché successo. Milano, è una città, soprattutto in Piazza Duomo, dove sono là, c'è sempre un sacco di gente, tante persone che passano di tutte le razze, tanti turisti, tanti milanesi, e che loro un pianoforte a coda in mezzo alla piazza non l'hanno mai visto. E quindi rimangono E rimangono sempre un sempre, po' stupiti. Senti Paolo, nel fare questo lavoro in 8 anni che lo fai, guardare sul viso le persone che ti vengono attorno a questo pianoforte, sono anziani, giovani, bambini, mezza età, ecco, ti sei fatto un'idea della gente che apprezza la tua musica e che ti ascolta, non di passaggio, ma si ferma e ti ascolta un brano, due brani. Ecco, che età media ti sei fatto un'idea? L'età media sono due, le più interessanti, più importanti come fascia d'età, quelle che vanno dai 50 in su e quelle che i bambini fino ai 10 anni. Allora, io sono un bambino di 10 anni, magari vengo qui e ascolto cosa mi suoni. Ti Adesso facciamo un classico, metto in dai. difficoltà. Voglio ricordare, aspetta Paolo, aspetta prima di partire, voglio ricordare i nostri telespettatori che non abbiamo preparata questa trasmissione. Mi invento le domande, anzi me le preparo, le studio, gliele faccio, ma lui non sa nulla, quindi è un po', mi si trova un po' anche disorientato, quindi doppiamente bravo a Paolo Zanarella. Questa è una canzone per i bambini di 10 anni, quando vanno attorno a questo bellissimo pianoforte che ha fatto 250.000 km. Sentiamo. Di quel bambino di 10 anni, che ne ho molti di più, cosa mi suoni? Roba da brividi questa, Paolo, Dopo tutte le città, hai detto, beh, perché un giorno andiamo nell'Alto delle Dolomiti, in Val Badia, Corvara, Colfosco, la Villa, Bravo, ecco, lui si la vede nelle Toniatora, zone. la Sì. Val Gardena, il Portò, il Falciaro, il Quattro Passi, insomma il Sella, Lui, dunque la sì. Val Badia è proprio il centro delle montagne, addirittura di Veno per andarsi a uno dei più bei posti del mondo. E tu sei andato lì, come mai sei andato? Adesso vedremo le immagini di Val Badia. Ti L'hanno invitato loro, hanno invitato di Val Badia, A parte che le i Dolomiti latini. le faccio ogni anno, il giro dappertutto.
faccio Auronzo, Cortina. Dove sei andato? Dove sei qui? Ti ricordi il posto esatto dove questo sei? Questo qui, sono vicino a San Martin de Tours, esattamente la montagna, non mi ricordo come si chiama, però sono in quel paese là. San Martin de Tours è presente? Sì, lo conosco benissimo. Ecco. Io le facevo, non voglio fare il pizzo, le facevo sciando quelle piste lì, però quando stavo bene, senti, e portare il pianoforte lì come hai fatto? Lì ce l'ho fatto col furgone, con la lingua fuori, ma c'era il furgone. Ma è venuta gente poi, perché adesso lì vedo tu solo che suoni, la telecamera che ti riprende. Dietro di me c'è un sacco di gente. Adesso vediamo se la telecamera va, è straordinario. Però, no, poi la telecamera lì se... ha preferito guardare le montagne. Ma come mai ti è venuto così? Perché ti ha chiamato loro, ti ha detto vieni a suonare qui. Facciamo delle performance qui in alta montagna e io sono andato. Sei andato, è stata una bella esperienza in alta montagna. Sì. Tant'è che mi hanno chiamato anche quest'anno e io ad agosto torno lì. Agosto torni sempre in Valbadia. In quelle zone là, sì sì. E quindi vai lì a suonare. C'è molta gente, dicevi, adesso vediamo se magari la telecamera riesce a inquadrare anche le persone, perché ovviamente... le immagini le abbiamo, ce l'ha portata oppure Paolo. Magari hanno pescato, ecco, qui c'è un po' di gente, oppure erano pescato nel momento in cui non c'erano. Sì, comunque io dietro... lì mi sono messo lì tutto il giorno, io sono andato dal mattino alla sera, continuamente. Hai suonato ininterrottamente. E quindi, magari mi hanno pescato nel momento in cui... Sì, c'erano dei momenti perché dove c'era... Lì, attenzione, non c'era un pubblico fisso. C'era di passaggio, quelli che fanno le passeggiate. Chi fanno le... e lo sapevano. Per chi faceva la passeggiata c'erano le sapeva le locandine, che c'era Paolo Zanarella in alta badia. Esatto, sì. Ecco, l'emozione, è suonato a livello del mare, abbiamo visto Venezia, in alta montagna, ecco, e c'è diversità, il piano, il suono è diverso, Paolo è simile, il piano è il piano, insomma, che suoni sopra, che suoni sotto, non cambia nulla. Cambia qualcosa, cambia qualcosa. Cosa cambia? Il timbro, la sonorità cambia. Se tu suoni sopra il mare è una cosa, se tu suoni in alta montagna la sonorità è leggermente diversa. Ah, è diversa, quindi... Sì, sì. Io la percepisco in modo diverso. E come la percepisci? Cioè, mi puoi essere d'aiuto? Come la percepisci? Come faccio a descrivertela? In realtà io il mio animo la percepisco in modo diverso, quindi suono con un altro spirito, con un'altra energia, ma mi nascono di quelle cose straordinarie, cioè le mani vanno da sole, chiudo gli occhi e... E vai, i tuoi impegni per quest'estate sono tantissimi? Sì, sì, ho un'agenda abbastanza densa. Sì. Piena? Sì. E quindi è una soddisfazione quando ti chiamano per andare a suonare. Non devi più praticamente cercare il posto, il permesso, tutto, te lo fanno loro direttamente. Vedi come cambiano le cose nella vita? Adesso Paolo, un po' la volta. Ti chiamiamo noi per intervistarti volta. A Primus Inter Pares, cioè la gente ti chiama, vedi, vuol dire che molto, sì. Paolo Zanarella ha raggiunto un successo. La sua musica, il suo modo di fare musica, le sue composizioni piacciono, e come piacciono. Sì, piacciono. E quindi davvero al di là dei complimenti, quindi davvero nella tua storia, che è davvero una storia un po', perché artisti di strada ce ne sono molti, ce ne sono tantissimi di bravi, quindi ho visto addirittura a New York, in certe città, a Londra, certi artisti che si fermava proprio l'artista che aveva suonato quelle canzoni, si metteva a cantare assieme, a cantarle assieme, e ci sono degli artisti di strada che sono davvero degli artisti, perché... meritano sicuramente un plauso e magari non hanno il successo che meriterebbero di avere. Secondo te meriteresti qualcosa di più? Dico in maniera molto semplice, credo di sì, ma se deve arrivare arriva, punto. Ah, proprio non ti spacchi la testa? Io so che arriva. Sono tranquillo. Ah, sai che arriva, quindi certo. Prima o dopo... Io so che arriva. Prima, ti ricorderai magari quando diventerai famosissimo a livello mondiale, che tutti e tutto il mondo planetario ascolterà le tue composizioni, noi ti avremo ospite, così farai felice anche noi. Senti, tra le tante città, oltre a queste, sei andato anche nelle piccole città, noi abbiamo le immagini che sei stato a Mantova e Civitanova, vediamo un po' la regia se ha l'immagine di Mantova. Ecco, queste città che magari tu non saresti mai andato, è perché ti hanno chiamato Paolo, o sei andato e deciso vado io a Mantova, per esempio qui? Vado io a Mantova, io vado. No, tu vai, ma come mai Mantova? Come scegli perché le città? Ho scelto di farle tutte le città, un po' alla volta. E quindi... Ecco, nel Veneto le hai fatte tutte? Sì. Tutte e tutte? Il Veneto, dall'alto al basso. Dall'alto, Belluno, tutto, Rovigo, tutto. Treviso, Vicenza, Verona. A Verona dove suona? A Verona, beh, devi andare che suona tra poco, dunque. Ma sì, ma ci vado sempre a Verona io, sono un abituato. Mi conoscono tutti a Verona, A Verona ti conoscono tutti, quindi non hai... No. E adesso c'è il periodo, poi sei andato alla casa di Rigoletto, dunque giusto a...
a Mantova, quindi senti, il periodo estivo invece zone balneari, visto che qui ne abbiamo Allora, devo dire la da verità, Lignano, Caorle, le zone Grado. balneari le ho fatte qualche anno fa, adesso non le faccio meno. Perché ci sono più giovani, magari vanno in discoteca. È perché sì, l'estate è meglio farle in montagna, è più apprezzato il pianoforte. È più apprezzato Sì, onestamente sì, i giovani preferiscono le discoteche che vedere un pianoforte sulla spiaggia. Ecco, no, È sicuramente, così, cioè. sicuramente. E Padova, dicevi, hai suonato in tutte le parti di Padova, no? Qual è quella che ti è rimasta? E prima vedevo le immagini che la regia ci ha fatto vedere, che eri in Prato della Valle. Ecco, qual è a Padova il luogo, l'angolo che preferisci quando suoni o quando hai suonato? Insomma, qui vediamo, sei vicino al Petrocchi, prima abbiamo visto in Prato della Valle, vicino al municipio, al No, comune, insomma, allora ecco. Padova, il luogo più magico per me rimane il Prato della Valle, non c'è niente da fare. Ah, e tu No, proprio. Lo vediamo, non brava la so. regia, fra poco lo vedremo allora nell'immagine del Prato della Ah, sì, Valle. no, sto. Ah, Cioè, se lo ok. vediamo No, comunque il tutto. Prato della Valle Per quale ha il suo motivo? fascino, perché è un teatro è infinito grande, capito? È uno spazio che è destinato ad accogliere tutti. Eccolo qui, vediamo proprio qui in Eccolo Prato lì, della è Valle. bellissimo, questi sono i primi anni ancora, è bellissimo questa E qui immagine. quando iniziavi? Sì, i primi anni, Ma quel sì. tavolino lì vicino Quello è il cos'era? Era. carrello che si trasforma, quello si trasforma in carrello, quello che uso per portare in giro il pianoforte. Ah, quindi quello è il tuo, è È quello il che ti mio carrello, accompagna, insomma, è quello il che l'hai carrello. preparato tu, che è È quello lì. fatto E io, certo. come mai hai detto devo far meno fatica? Ah no, come fai se no? Non c'è alternativa. No, no, certo. Abbiamo visto che per portare qui il pianoforte nei nostri studi, bravi anche i nostri tecnici che hanno dato una mano, bravo anche tu, però è stato un sacrificio, insomma, no. Sì, ma qui abbiamo dovuto smontarlo, lì non serve smontarlo in Beh, piazza. certo, lì arrivi, E lì scendi è a dal tuo posto. furgoncino e ti metti, suoni rapidamente, è una cosa rapida, quindi Sì, giusto velocissimo, in Paolo. 5 minuti sono operativo. In 5 minuti sei operativo. Sentiamo un altro brano, Paolo. Bravissimo, noi andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte, le ultime curiosità di Paolo Zanarella, tra poco.